Enrico Loverso si sposa dopo Ballando con le stelle 14, e fa una battuta. Ha rotto il silenzio sulle pagine dell'ultimo numero del settimanale di Più TV Enrico Loverso, concorrente di Ballando con le stelle 2019, che nell'intervista ha parlato del suo legame sentimentale con la compagna, Elena Montagna. I due stanno insieme da 30 anni ma, come spiegato dall'attore, hanno deciso di spostarsi solo adesso. A tal riguardo Enrico Loverso ha spiegato, punto quando saremo anziani, se uno di noi non starà bene, l'altro potrà entrare in ospedale per assisterlo solo se risulterà suo coniuge. Da questo punto di vista trovo la legge italiana assurda, quindi dico mi sposo ma è una sconfitta, rubando la battuta a Vasco Rossi. Dopo la battuta, il protagonista di Ballando con le stelle ha chiarito, le nozze regolarizzeranno la nostra situazione tutelandoci per il futuro, ma saranno per entrambi il coronamento di un amore lungo una vita. Anticipazioni Ballando con le stelle, Enrico Loverso dice la sua su Samantha Togni. Oltre a parlare del suo matrimonio con Elena Montagna, nell'intervista in questione Enrico Loverso ha detto la sua, ovviamente, su colei che è la sua maestra a Ballando con le stelle 14, Samantha Togni. Con lei non rischio di sgarrare, mi rimette sempre in riga, mi fa sudare e mi fa correre. Mi sono dovuto anche mettere a dieta perché, per allenarmi con lei, se mi mantengo leggero è meglio. Ha infatti affermato, prima di aggiungere che la ballerina è proprio la partner giusta per lui, essendo una persona che mette il lavoro al primo posto, e la risata al secondo. Durante le prove c'è sempre un momento in cui ridiamo. Penso che l'impegno e la fatica non debbano escludere il divertimento, ha infatti precisato a tal proposito, aggiungendo poi che questo non è solo il suo modo di approcciarsi alla gara, ma la maniera in cui concepisce il suo mestiere di attore. Enrico Loverso svela cosa farà dopo la sua partecipazione a Ballando con le stelle 2019. Dopo l'ultima puntata di questa edizione di Ballando con le stelle, che andrà in onda tra un mesetto circa, Enrico Loverso tornerà in tour per l'Italia con lo spettacolo teatrale 1, Nessuno e 100.000, come da lui stesso rivelato prima di chiudere l'intervista. Intanto a rompere il silenzio su di lui ieri sono stati i gemelli Samp e Ora vieni da me, che hanno commentato le varie contestazioni fatte dalla giuria dopo le sue ultime esibizioni. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.